Finalmente è arrivato il nuovo microfono, preso in offerta Supreme Day. Quello che state vedendo è il nuovo Razer Siren Mini, microfono super cardioide, preso a un prezzo praticamente regalato, ma diamo un'occhiata alla scatola, che come al solito l'esperienza di unboxing Razer è una delle migliori, perché loro curano molto anche il packaging. Diamo un'occhiata appunto alle varie descrizioni, passiamo a una vista dall'alto. Lato pulito con scritta Razer, colori tipici del marchio, che dire, design molto minimale. Passiamo alla parte frontale, come si può vedere è un Razer Siren Mini, ma adesso guardiamo cosa c'è dentro. Dentro possiamo trovare un manuale di istruzioni. Diamo un attimo un'occhiata, come possiamo vedere è una Quick Start Guide, come si dice, e all'interno c'è appunto il fascicolino chiuso da questa fascetta dove si possono trovare degli adesivi o comunque una guida rapida. Questo è un cavo protetto dal suo coperchietto, è un cavo micro USB con una forma particolare fatta in modo che si possa fittare perfettamente all'interno, lasciando il design appunto del microfono pulito. Abbiamo anche una fascettina per tenere insieme il cavo di gomma. Come si può vedere, il cavo ha una texture lineare che corre dall'inizio alla fine del cavo. Che dire, sembra di ottima fattura. Guardiamo un po' più da vicino. Innesto micro USB color verde, ovvero tipico del marchio Razer. Qua troviamo, diciamo, l'adattatore che si attacca sulla filettatura del microfono, da una parte maschio e dall'altra parte femmina, ed è un 5 ottavi, che appunto si può essere usato per attaccarla su un'asta. Packaging molto curato in una carta fatta per assorbire danni. Dentro a questo packaging troviamo il microfono. Diamo un attimo un'occhiata, il microfono è molto più piccolo dal vivo di quello che può sembrare dalle foto, e da quel che sembra non c'è più niente dentro. Guardiamo anche un attimo qua sotto. No, non c'è niente. Boh, a quanto pare tutto questo è quello che c'è dentro la confezione del Razer Siren Mini. Ma adesso che abbiamo tolto le coperture, diamo un attimo un'occhiata al design del microfono. Qua ho già provveduto a installare più o meno la sua basetta, manca l'adattatore. Questo è il microfono, che come dicevo è molto più piccolo di quello che può sembrare. Fra l'altro, la voce che state sentendo, ovvero la mia voce, è stata catturata con questo microfono. E anche oggi per questo video è tutto. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto e vi ricordo che per rimanere informati su ulteriori novità sul mondo del gaming, iscrivetevi al mio canale, mettete la campanellina, lasciate mi piace e commentate cosa ne pensate di questo nuovo acquisto per me del Razer Siren Mini. Tra l'altro questo ultimo audio lo sto registrando con un microfono lavalier preso su Amazon per pochi euro. Riuscite a notare la differenza? Scrivetelo nei commenti. Ciao!